Oh, bella ragazzi, finalmente siamo tornati nella carriera con MLB The Show 14. Dovevamo affrontare i Trenton, non so come cavolo si chiamino, quindi i New Hampshire Fisher Cats, dove noi giocheremo, vi ricordo, Fisher Cats. Quindi andiamo avanti, training niente perché ho soltanto 17 punti, quindi non posso far progredire il mio personaggio, in quanto le statistiche fanno veramente cagare e dovrei cercare di rimediare il prima possibile. Quindi andiamo avanti e facciamo la prima partita con la nostra squadra delle leghe minori. Questa è la classifica, i Sea Dogs hanno già giocato. Ma come, hanno perso tre squadre e vinta una? Vabbè, questa sarà la classifica. Ah, ok, di tutta la Eastern, quindi Eastern Standings. Eastern Standings, quindi tutte le squadre dell'est, probabilmente ce ne sono altre sotto, ma loro mettono le prime 6. E noi siamo, credo, gli unici che non hanno ancora giocato insieme ai Thunder, appunto. Ed eccoci qui alla prima della nostra squadra di leghe, appunto della Lega Minore, scusate. Quindi Lega Minore cosa vuol dire? Nel baseball la squadra principale della Major League ha due squadre affiliate delle leghe minori, perché c'è la diciamo la doppia A, si chiama così, double A, che è appunto quella lì dove io sto giocando, poi la triple A, che è la divisione proprio prima della Major League Baseball. Quindi ci sono due divisioni, la double A e la triple A, e la triple A, come cacchio sto parlando. Eccomi qua inquadrato intanto. Che sono appunto le due divisioni dove cominciano i giovani o comunque quelli un po' più scarsi, dove le squadre appunto possono poi attingere per scegliere appunto i più forti. Una rosa, diciamo, di una squadra di Major League Baseball comprende anche le leghe minori. Però le leghe minori sono dei campionati per far appunto giocare i panchinari o quelli che non troverebbero spazio nella Major League. E infatti io parto dalla divisione più scarsa, cioè la Double A, insieme ai New Hampshire Fisher Cats, che sarebbe Fisher Cat, però a me sembra più giusto dire Cats. Eccolo lì al centro della rotazione, Ale Miracle contro i Trenton Thunder. Eccolo qui, Ale Miracle, ovviamente percentuale di battuta 0, fuori campi 0 e punti guadagnati 0, ovviamente. Eccomi qui, con la solita barbetta, il pizzettino. Guardate che ho messo anche la protezione per il braccio sinistro. Concentrazione, in questo momento ci vuole. Ale Miracle subito, grande battuta! Vaffanbrodo! Non era male il contatto con la pallina, infatti mi dicono ok at bat. Solid contact, vediamo il replay. Boom! Però l'ho colpita bene, ma fino a un certo punto. Presa al volo e quindi eliminazione immediata. Qua sono in difesa, devo cercare di fare una doppia giocata, ragazzi. Una doppia giocata. Vediamo, dai, to! Eliminalo! Sì, tutte e due sono stati eliminati, quindi. Appunto, io l'ho passata alla base più vicina ed è stato eliminato quello davanti a me. Allora, rivediamo il replay così ve lo spiego. Allora, in questo momento io recupero la pallina e elimino quello che sta andando verso la seconda base, proprio in questo momento. E intanto Diaz lancia immediatamente la pallina per eliminare anche quello lì che stava correndo nella prima base. Infatti, come potete vedere, la pallina arriva prima del giocatore. Doppia eliminazione. Tocca ancora a me la battuta, questa volta devo cercare di fare sicuramente di più, anche se il contatto con la pallina era abbastanza evidente. Guardate che figo con la nuova maglietta dei Fisher Cats. La mia nuova squadra. Allora, eccoci qua la battuta. Forza, amico. Ottima, ancora uguale identica a prima. Cioè, non è credibile questa cosa qua. Ancora presa al volo. Ancora cat bat. Però non è possibile, porca miseria. Ottimi, ottimi contatti con la pallina. Ma il contatto è molto importante, perché se colpiamo bene la pallina, la palla va veramente lontano. Però
Ai 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 ragazzi, qua prova ad azzeccare il lancio del pitcher, perché se riesco a fare una buona azione, questa potrebbe essere la battuta della partita. Ci sono tutte e tre le basi caricate. All base is loaded. It's loaded. Base is loaded. It's loaded. Cerco di parlare in americano, ma è una cosa veramente da pattucchiera. È strike. Mannaggia, pensavo fosse ball e invece era più dentro che fuori la pallina. Quindi il lanciatore mi ha praticamente incaprettato. Altro tentativo, altro strike, questa volta perché ci casco io. Mannaggia, adesso che le basi sono cariche sto facendo delle figure di merda industrializzate. L'ho presa, è anche abbastanza bene, la pallina rimbalza, sì, andate a fare la cacca in mezzo al mare. Abbiamo fatto 2 punti grazie a questa battuta di Ale Miracle. Great at bat, 28 punti da spendere poi. Guardate che battuta. Bam, Ale Miracle. Meno male che la pallina è rimbalzata. Se gli arrivava addosso e la prendeva al volo, eravamo nella cacca. Però grandissima situazione. Quindi abbiamo fatto 2 punti e siamo passati in vantaggio grazie a me. Attenzione perché lo devo eliminare subito questo battitore. Non dobbiamo lasciare spazio a questa squadra. Attenzione perché non è facile. Ecco, meno male. Ottimo, Miracle alla sua prima partita. 12 di fielding. Tutti quei punti lì praticamente. Adesso io ho preso 12 punti per questa buona difesa. Sono punti che poi mi aiuteranno a migliorare il mio giocatore. Quindi ogni volta che noi faremo delle belle azioni ci verranno dati dei punti per migliorare il giocatore. Ancora difensivamente, dobbiamo proteggere il risultato anche se mancano ancora 3 inning. Quindi la partita può cambiare da un momento all'altro. Ancora verso di me. E ancora buona difesa, eliminato. Mannaggia, 4-2 per loro. Non ci voleva questa cosa, questo 4-2 non ci voleva. Ora devo cercare di fare una doppia eliminazione. Ecco qua, dai. No, è stato molto veloce il battitore. Tocca ancora a me. Come avete notato sotto, sono migliorate un po' le statistiche. E soprattutto grazie a me ho fatto guadagnare 2 punti alla mia squadra. Ball. Caro amico, questo è fuori. Devo cercare un po' di capire come si muove questo pitcher. No, era buonissima, perché avevo anche azzeccato la posizione di lancio del pitcher. Ancora, questa volta però la colpisco. Ma sì, altra base guadagnata. Mi fermo qua perché sennò rischio l'eliminazione. Altra base guadagnata, inizio di stagione importante per Ale Miracle. Good at bat, solid contact e base hit. Bisogna anche ammettere che grazie a me comunque c'è la possibilità di fare bene, perché ancora non hanno eliminato neanche un nostro battitore. Siamo all'ultimo inning. Quindi c'è una possibilità di vincere, però dobbiamo cercare di fare punti proprio in questa parte finale. Non è che si stia capendo molto qua, ma che cosa sta succedendo? 3 ball e 2 strike, un altro ball porterebbe, eccolo qui. E quindi il mio compagno fa, si chiama Walk, credo, sì, si chiama Walk praticamente, che vuol dire solo camminare. Praticamente camminerà verso la prima base. Perché? Perché il pitcher, che è il lanciatore della squadra avversaria, ha fatto 4 ball, quindi 4 errori.
Abbiamo grosse possibilità, ancora non è stato eliminato nessuno dei nostri battitori e abbiamo grosse possibilità di vincere la partita nell'ultimo inning. Questo è infatti il nono inning e l'ultimo inning della partita. Stiamo perdendo 4-2, ma abbiamo due basi caricate e il nostro battitore che è pronto a guadagnarne un altro, a fare un fuoricampo per farci vincere la partita. Ma abbiamo ancora tutti e tre i battitori, quindi non è stato eliminato neanche uno. Bellissima battuta questa qui, si guadagniamo la base, io cerco di andare a casa base, non so perché ho fatto questa cosa, ma ci sto provando, ce l'ho fatta! Punto importantissimo di Ale Miracle, che se l'è rischiata. Avete visto, sono andato di fianco alla pallina e sono arrivato prima io, però, perché il catcher non è riuscito a girarsi e a toccarmi prima del tempo. Però abbiamo perso lo stesso. E vabbè, il mister mi stringe la mano, però il coach mi stringe la mano, abbiamo perso lo stesso. Allora ragazzi, la partita finisce qui, spero di farvi vedere appunto la prima partita e l'ultima di ogni serie contro un avversario. Per esempio adesso contro i Thunder credo che ci siano 4 partite, vi farò vedere la prima e l'ultima, le due di mezzo magari cercherò di farle in modo da far vedere la stagione, perché sono tantissime partite. Quindi ci vediamo al prossimo video con la carriera di Ale Miracle nella Major League Baseball. Ragazzi, in MLB The Show. Condividete, mettete mi piace e commentate. Al prossimo video!